Trabocchi d'Abruzzo fuori da Bolkestein. Fratelli d'Italia presenta legge stamattina a Pescara sulla tutela e sulla salvaguardia dei nostri trabocchi, che rappresentano una specificità del territorio. Nati come macchine da pesca, oggi hanno varie funzioni, tra cui anche quella di ristorazione, dice il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia, Sigismondi. 32 quelli esistenti, di cui 11 tutelati dalla sovrintendenza. Un ringraziamento particolare, prosegue Sigismondi, al professor De Carolis per l'apporto fondamentale nella stesura della legge e alla sensibilità del governo Marsiglio, oggi rappresentato dall'assessore al demanio della regione Abruzzo Nicola Campitelli, che ascoltiamo. Allora, è un progetto di legge che mira proprio alla tutela, alla valorizzazione di queste antiche macchine, da pesca. È una proposta che noi come giunta regionale, che poi faremo quindi al Consiglio per poi inviarla ai due rami del Parlamento, che possa diventare quindi un modello, un esempio, per tutta la nazione, perché risolverebbe quindi, tanti problemi a livello nazionale. Parliamo ovviamente di antiche macchine da pesca che sul nostro territorio regionale sono presenti, e parliamo dei trabocchi, dei calescendi, dei bilancini. Quindi che sono espressioni di antichi valori che comunque fanno parte del patrimonio della nostra regione, quindi il patrimonio dell'Abruzzo. Proprio per questi motivi, crediamo che questi elementi, questi manufatti possano essere quindi esclusi da una procedura di selezione dalla direttiva Bolkestein, proprio perché è possibile applicare un regime derogatorio per motivi di interessi generali, di tutela, di salvaguardia e di conservazione proprio di antiche tradizioni culturali della nostra regione. E nello stesso tempo si lavora affinché i trabocchi possano diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. Tant'è che anche tutto il discorso dell'UNESCO, però è un percorso che sicuramente è una strada non percorribile nel brevissimo tempo, è una strada che comunque impiegherà. Questo è un percorso che impiegherà sicuramente diversi anni e noi nel frattempo vogliamo, come Regione Abruzzo, farci promotore proprio per salvaguardare un patrimonio che fa parte della nostra cultura. Non vogliamo, ecco, noi, l'obiettivo finale qual è? È quella di consentire che questi trabocchi possono restare nelle mani di chi fino ad oggi ha avuto la capacità di tutelarli e non vadano a finire nelle mani di società che non hanno questi requisiti.